Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato a COD Mobile. In questo episodio parleremo di tutte le novità relative al multigiocatore. Parto subito dicendo che questa nuova season delle classificate durerà fino ad agosto. Tra le ricompense per i gradi troviamo finalmente l'HBR con una skill rara. Quest'ultima sembra non abbia subito dei potenziamenti, dunque rimane una delle migliori armi del gioco, esattamente come nelle season precedenti. Sarà inoltre possibile guadagnare due skin epiche, una è dell'MSMC e l'altra è il nuovo soldato Battery. L'assegnazione dei punti in classificata è migliorata, ora se sconfiggiamo avversari di grado superiore al nostro otterremo più punti. Inoltre, il matchmaking del multigiocatore si baserà sulle prestazioni del giocatore. Nel nuovo Battle Pass troveremo ricompense interessanti. Nel Premium sono state inserite diverse skin epiche, tre personaggi nuovi, la nuova arma QQ9 o MP5 per i nostalgici e altre armi epiche a tema barricata. Nel Battle Pass Standard invece troveremo il QQ9 con la skin base e soprattutto la nuova serie di punti attacco a grappolo. Questa causerà un bombardamento nella zona scelta. Sono state aggiunte due nuove modalità. La prima è l'addestramento, dove potremo testare tutte le armi disponibili in questo poligono di tiro. Tra l'altro, qui dietro troveremo sia il QQ9 sia il Chopper, la nuova mitragliatrice leggera con un ottimo danno. La seconda modalità è l'attacco dei non morti. Arrivano anche due nuove mappe. Una è Tunisia, una stupenda mappa il cui lancio era stato rinviato, ed il Gulag, che gli amanti di Warzone conoscono molto bene. In quest'ultima potremo giocare esclusivamente la modalità duello. Adesso parliamo della cosa più importante, ossia il bilanciamento del multigiocatore. Partiamo dalle abilità operatore, dove troviamo un sacco di nerf. Si riduce infatti la durata, la cadenza di fuoco e la gittata della macchina da guerra. Del Purifier è stato ridotto il danno nel tempo. Della macchina mortale invece è stato ridotto il danno a corto raggio, la velocità di movimento e la cadenza di fuoco. Poi c'è il nerf che tutti volevano, per lo schianto gravitazionale. Quest'ultima infatti si vede ridotta la percentuale di rigenerazione di ricarica per i nemici killati e il suo tempo di ricarica. Inoltre il suo salto risulta più lungo e alto, il che permetterà di schivarlo più facilmente. Ultima abilità operatore modificata è l'Annihilator, che si trova ridotto il danno contro le serie di punti. È stata però incrementata la portata del tracciamento dei proiettili, la sua cadenza di fuoco e la velocità in modalità mirino. Ora, non vorrei già sentenziare, ma presumo che sarà l'abilità operatore più in voga in questa season. Passiamo alle serie di punti. Anche qui nerf a grande richiesta dell'RC Shock, che per sbloccarla necessiterà di più punti. I suoi PS inoltre sono diminuiti, la durata del suo shock ridotta e anche il suo utilizzo è stato limitato. I PS della torretta Robot e della torretta Sam sono stati aumentati, rendendo dunque più difficile il loro abbattimento. Per quanto riguarda le specialità, vediamo che equipaggiando il giubbotto protettivo, nel momento in cui rilanciamo una granata da terra, il tempo dell'esplosione viene resettato. Per la specialità persistenza, invece, le serie di punti si potranno ottenere e usare solo una volta per partita. In arrivo anche tre nuove specialità: risposta eccessiva, recupero rapido e scheggia. Nella modalità duello non saranno più disponibili le specialità, ed inoltre nel momento in cui selezioneremo i fucili di precisione come arma per il round non ci sarà più possibile utilizzare l'arma secondaria. Aggiungerei un grazie infinite, perché era imbarazzante vedere dei giocatori che rovinano un duello tra cecchini. Tra le modifiche alle modalità troviamo anche il perimetro delle postazioni migliorato. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti invece è stata ottimizzata l'animazione del lancio rapido e il Tomahawk adesso può percorrere distanze maggiori. Passiamo infine al bilanciamento delle armi. Qui troviamo il faro con due notevoli nerf. Il primo è che sarà meno stabile e il secondo è la riduzione del danno agli arti, rendendo quindi più difficile shottare gli avversari. Abbiamo poi l'ICR, di cui è stata aumentata la cadenza di fuoco, ma ridotta la stabilità e la precisione. Un simile trattamento anche per l'M4, che vede aumentata la cadenza di fuoco, ma le è stata ridotta la precisione e la gittata. Aumentata invece la stabilità del Man of War e la mobilità dell'MSMC. L'Outlaw si vede aumentato il danno a corto raggio, adesso infatti sarà possibile one-shottare colpendo le braccia sulle corte distanze. Ebbene, anche per questo video è tutto. Ci vediamo presto con un nuovo aggiornamento. Ciao belli!